Ragazzi, buongiorno. Oggi è domenica 18 agosto 2022. Fare colazione lungo la strada. Complice l'orario, probabilmente questa mattina è tutto un altro andare. In pieno centro a Dublino ed è appena successo un piccolo incidente. Guardate qua, la gente prima si devasta la sera a Dublino e il giorno dopo prende, c'entra i pali della luce, si gira da Dio. Abbiamo fatto una bella passeggiata per il centro, abbiamo pranzato abbastanza velocemente e adesso ci rilassiamo davanti alla cattedrale di San Patrizio. Il tempo è variabile, in questo momento sta facendo due gocce d'acqua, ma come vedrete dalle immagini ci sono tante famigliole a fare picnic, a rilassarsi come consuetudine degli abitanti di Dublino. Cinque, siamo in pieno centro a Dublino e qua la cosa è molto musicale, guardate qua. Siamo tornati alla moto. La moto è parcheggiata di fianco alla cattedrale di San Patrizio, che è qui. Qui c'è il giardino. Ho parcheggiato la moto qui da più di 4 ore, con tutte le borse sopra, nessuno ha toccato nulla. Se fossi stato a Milano non avrei potuto fare questa roba qua. Non ci sarei neanche andato. A parte che non sarei neanche andato, ma se l'avessi fatto sarei andato via con l'ansia. Qui ho lasciato la moto così come la vedete, in pieno centro, di fianco alla cattedrale di San Patrizio, e nessuno ha toccato nulla. Adesso salutiamo Dublino, salutiamo la cattedrale di San Patrizio. Il video questa sera lo chiudiamo da qui. Guardate, siamo in località Lex Lip, circa 18 km da Dublino, un piccolo borgo, e strade poco affollate, no stress, quelle che piacciono a me personalmente e anche a Cinzia.